Ci proponiamo questo canto a Maria perché siamo entrati nella memoria della Beata Vergine di Lourdes. Quanti di noi hanno vissuto il pellegrinaggio a Lourdes? Quanti di noi l'abbiamo vissuto forse con la memoria? Quanti avremmo desiderato andarci? Stasera vi ho fatto vedere quell'immagine di Maria lì all'ingresso della Basilica e vi porto dinanzi ad un'immagine che sta all'ingresso del Trivio di Assisi. Credo che non possiamo non stare dinanzi a lei stasera per ascoltare questa parola. A lei affidiamo soprattutto le nostre ferite, le nostre malattie, e gli affidiamo tutti i malati, le persone care, le persone che non conosciamo, gli affidiamo le persone che stanno soffrendo a causa del Covid. Quanto dolore c'è nella terra, a volte ci chiediamo perché, ma questo perché lo mettiamo nelle mani di Maria. Bene, cari amici, ed è proprio con Maria che vogliamo ascoltare il Vangelo che la Chiesa ci propone domani. È un Vangelo anche di guarigione. Domani non solo è la memoria della Beata Vergine di Lourdes, ma è anche la giornata mondiale di preghiera per gli ammalati. E il Vangelo è una guarigione. La guarigione che avviene per intercessione di una donna. Allora io penso in questo momento alla preghiera di tutte le mamme, una preghiera che il Signore ascolterà, ha i suoi tempi, ma il Signore l'ascolterà, io di questo ne sono non certo, di più. Ecco, la vedete l'immagine di Maria di fronte a noi, Maria col bambino, ma ascoltiamo il Vangelo. In quel tempo Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Ecco la preghiera straordinaria di una donna, che ci rappresenta un po' tutti. Il cuore delle mamme, io credo, è presente in ogni uomo. Incancellabile il suo sguardo, i suoi pensieri, le sue apprensioni per ciascuno di noi. Bene, questa donna si fa interprete di uno dei desideri più importanti e più radicati nel cuore dell'uomo. Guarisci, Signore Gesù, guarisci, guariscici. È un miracolo straordinario che parte però da questo desiderio molto forte. Intanto, perché un desiderio molto forte? Perché parte da una situazione molto, ma molto difficile, ma veramente difficile. Pensate che questa donna, intanto è donna, e già nella cultura giudaica la donna doveva stare ai margini, Poi è anche straniera, ancora, è una madre, quindi doveva pensare alle cose di casa, e ancora una donna che ha una figlia posseduta, quindi impura,
quindi socialmente anche condannata. Allora voi vedete, questa donna deve superare diverse barriere, diversi pregiudizi. Quanti ostacoli ci sono? È donna, è straniera, è madre, ha un figlio, ha una figlia impura. Ebbene, questa donna supera potremmo dire, questa quadruplice barriera. È una corsa ad ostacoli molto forte. Quale madre non potrebbe confessarmi stasera, dirmi quanti ostacoli e quante sofferenze si vivono per dare sollievo ai propri figli, ma anche al proprio marito? Quante cose si sopportano. E da che cosa parte? Perché adesso arriviamo proprio al cuore di questa donna. Abbiamo visto le barriere che questa donna ha superato, eh? Però è animato da che cosa? Da un grande, grande desiderio, eh? Ed è questo che vorrei condividere con voi, eh? Il desiderio di questa donna, eh? Il desiderio di questa donna che vive invece senza barriere, perché addirittura dice: ma guarda che le briciole della tavola possono andare, la possono mangiare anche i cagnolini, i cani. Sapete chi erano nella mentalità giudaica? Erano i pagani. Quindi è una donna che deve superare tante barriere, ma lei invece non ha barriere. È straordinario questo aspetto, eh? Potremmo dire una donna libera, ma con un profondo, profondissimo desiderio. E allora, vedete, è qui che mi vorrei soffermare con voi, proprio sul desiderio di questa donna. Vedete, prendo una frase, a prestito. Volli, sempre volli, fermissimamente volli. Di chi è questa affermazione? Vediamo chi si ricorda di voi, eh? Vediamo se riuscite a cogliere di chi è questa frase. Volli, sempre volli, fermissimamente volli. Cioè, desidero una cosa così fortemente, che la faccio, eh? Faccio di tutto per ottenerla. Bene, io credo che questa donna, è rappresentata da questa affermazione, che è straordinaria, eh? È il desiderio profondo dell'uomo. Allora, avete scritto? Non vedo ancora di chi è. Forse eccolo qui, Alberti, eh? C'è Vittorio Alfieri, che risponde a Ranieri di Casalbigi dicendo che faceva di tutto perché voleva diventare un attore tragico, eh? È bellissimo perché mette bianco su nero, eh? Nero su bianco, il proprio desiderio. Allora la domanda, che ci poniamo stasera: che cosa veramente desideriamo? Che cosa veramente desideriamo? Che cosa vogliamo veramente? Una cosa, la desideriamo veramente, questa guarigione. Quindi prima il desiderio bello limpido, poi la domanda del desiderio, lo vogliamo veramente? Vedete, non ci dobbiamo spaventare però, perché ci può essere anche qualcuno che dice: sì, lo desidero, ma poi mica tanto, eh? E quindi ci manca il desiderio di seguire il Signore, il desiderio autentico di amare, il desiderio di ricominciare. Vedete, questo poi a qualsiasi livello, a noi interessa soprattutto il livello, se volete, esistenziale, no? Che è anche quello spirituale. E allora vengo a voi con un racconto. Eccolo qui, eccolo qui. Che traggo il desiderio anche del pentimento, eh? Da un piccolissimo racconto tratto da Bruce Marshall, Ad ogni uomo un soldo, dove il protagonista del libro è un abate, l'abate Gaston, che doveva confessare un giovane soldato tedesco, che i partigiani francesi stavano per condannare a morte. Allora il soldato aveva confessato all'abate Gaston la passione per le donne e le tante avventure amorose che aveva avuto. E l'abate, aveva spiegato che però doveva pentirsi, no? Per dargli il perdono, l'assoluzione. E lui,
no, il soldato, ma come faccio a pentirmi? Era una cosa che mi piaceva e se avessi l'occasione lo farei ancora adesso. Come faccio a pentirmi? A me le donne mi piacciono, eh? Allora l'abate Gaston, che sapeva che stava per morire questo soldato e che voleva assolverlo, voleva davvero dare il perdono a questo penitente ormai in punto di morte, gli era venuto un lampo di genio e aveva detto: "Ma te, rincresce che non ti rincresca." E il giovane spontaneamente aveva risposto: "Sì, mi rincresce che non mi rincresca." Cioè, mi spiace di non essere pentito. Ecco, questa diventa la fessura sulla porta che aveva permesso l'assoluzione. Vedete, questo è un esempio letterario che io credo sia uno dei più belli che rivela la misericordia di Dio, eh? E soprattutto il volto di Dio di venire incontro al desiderio più profondo dell'uomo. E non è straordinario. Sant'Ignazio c'ha pure una bellissima affermazione, no? Dice: se non abbiamo il desiderio di qualcosa, di una vita spirituale autentica, chiediamo al Signore questo desiderio. Desiderare di desiderare. Sono esempi straordinari questi. A questo per portarci insieme, davanti. Qua un'altra immagine della Madonna col bambino, vedete, appena arrivate ad Assisi, qui forse molti di voi lo riconoscono, c'è un grande parcheggio, il parcheggio dedicato a Giovanni Paolo II, eh? La gente scende dal pullman e poi va, sale per Assisi, no? Per la salita, dove c'è quel tipo con la Madonna, ma anche qui ce n'è un'altra, eh? Vedete che bella. Ebbene, io credo che vivere questa pagina di Vangelo nel giorno in cui celebriamo la memoria della Beata Vergine di Lourdes sia una cosa straordinaria, perché le mamme sanno leggere in profondità il cuore dei figli e lei legge il nostro cuore, legge il nostro cuore. E credo anche per questo motivo San Francesco desiderava, dai suoi frati, che fossero delle madri. Che fossero madri. E credo che questa sia una cosa straordinaria, eh? Dite la verità, non è una cosa bellissima questa, eh? Non è una cosa straordinaria. Qual è il nostro desiderio più profondo? Qual è il nostro desiderio più profondo? Vorrevo davanti a questa icona, ascoltare insieme a voi, vediamo se ci riesco. Non so se ci riesco. Vediamo un po'. Ecco qui, Amazing Grace, ecco qua. Perché questo desiderio è frutto della grazia di Dio. È frutto della grazia di Dio. E noi lo dobbiamo chiedere, non ci dobbiamo vergognare, anche se a volte non abbiamo questo desiderio di essere guariti nelle ferite più profonde, di cambiare qualcosa che non va. Diciamo: Signore, suscita in me il desiderio di cambiare, anche se non ce l'ho. E questo è il punto di partenza, se volete, della grazia di Dio. E vedrete che prima o poi questo Dio, questo vecchio Dio, ci sorprenderà. Quando meno ce l'aspettiamo. Una pennellata francescana e ci avviamo alla conclusione. La pennellata francescana, sapete qual è? È quando Francesco, a un certo punto, cerca di fare la volontà di Dio, apre il Vangelo che gli dice: va, cammina, non portare con te niente. Francesco dirà questa espressione che per gli storici è una delle affermazioni più autentiche di Francesco. Questo voglio, questo bramo, questo desidero fare con tutto il cuore. Questo voglio, questo bramo, questo desidero fare con tutto il cuore. Allora chiediamolo.
a Francesco d'Assisi. Ecco qui. Chiediamo a Francesco d'Assisi questa grazia, eh? Avete preso appunto per questo brano che vi ho letto? Io lo trovo straordinario, di Bruce Marshall, il dialogo tra l'abate Gaston e il soldato. È straordinario. Ti rincresce che non ti rincresca, sì. E avverrà il miracolo, eh. E guardate, il Signore ascolta la nostra preghiera, l'ascolta. I nostri tempi non sono i suoi tempi, ma arriverà il momento in cui il tempo di Dio coinciderà con il nostro. E allora sarà festa, sarà gioia, sarà la bellezza dell'abbraccio. Ci auguriamo questo, amici miei, stasera, eh? Ce lo auguriamo, ve lo auguro con tutto il cuore. E avanti, coraggio. E anche se non riusciamo a vedere l'orizzonte in questo momento così difficile della storia del nostro paese, della storia del mondo, ricordiamocelo. Il Signore è con noi e il Signore farà sorgere il suo sole sulle nostre vite. Con questa affermazione vorrei abbracciare stasera tutte le mamme e dirvi: non temete. Il Signore, il desiderio che portate nel cuore, prima o poi l'ascolterà. L'ascolterà. Bene, allora, bene, andiamo avanti, eh? Andiamo avanti, amici, eh? E cosa desidero veramente? Scriviamola questa domanda, eh? Cosa desideriamo veramente? Facciamo questa come questa donna del Vangelo che supera le barriere, eh? Il desiderio davvero ti fa superare tutto. Bene allora, bene bene. Andiamo ai saluti allora. Come state stasera, eh? Eccoci qua, eccoci qua. Eccoli qua i saluti. Una cosa però vi devo chiedere, eh? Intanto, oggi è l'ultima sera che faccio l'appello per inviare l'email a redazione chiocciolasanfrancesco.org, perché poi domani consegnerò tutte queste mail a Nando Pagnoncelli per il sondaggio sull'attualità del pensiero di Francesco nella nostra società alla luce della nostra rivista. Mi raccomando, redazione chiocciolasanfrancesco.org. Redazione chiocciolasanfrancesco.org. Poi sto ricevendo davvero tante lettere. Adesso però andiamo un po', eccoci qui. Come state? Una cosa importante. Siate brevi, eh? Facciamo una cosa. Facciamo in modo che le lettere non superano le 10 righe. Eh? È un esercizio poi a scrivere più concisi, eh? E mi dà la possibilità di rispondervi a tutte. Va bene? Va bene? Un po' più brevi nelle lettere? Eh? Ok, allora andiamo ai saluti, augurandoci davvero una buona serata, brava gente, e una buona giornata, brava gente per chi inizia, per chi si affaccia domani mattina la nostra pagina. Bene, allora, intanto vado ai saluti mentre camminiamo per le vie di Assisi. Eccoci qua, sto provando, vediamo se ci riesco. E voilà, ci siamo riusciti. E allora, Maria Rosaria, gli auguri per la figlia Giorgia, dalla mamma Maria Rosaria, appunto, e dal fratello Pietro. E dal padre Antonio, ogni bene, eh? Ogni bene allora, Giorgia. Mi
Vedi come ti vogliono bene. Poi Anna Maria, gli auguri per la sorella Silvana, 52 anni oggi, da parte di Anna Maria e dalla zia Rita. Coraggio e forte, e buon compleanno. Annunziata, gli auguri per la sorella Filomena, 62 anni ieri. Filomena, ogni bene, eh? Poi Gaetanina, gli auguri per la sorella Silveria, 76 anni oggi. Un augurio anche a te, e che San Francesco ti sostenga, è forte, forte. E vedete che passerà questo Covid e come che passerà. Poi Raffaella, gli auguri per il marito Salvatore. Salvatore, ogni bene, il tuo compleanno oggi, eh? Sempre avanti, sempre avanti. Salvatore, anche una preghiera per me, eh. Lo dico agli uomini, mi raccomando, forti. Poi Luana, gli auguri per la mamma Rita, 70 anni oggi. Vedete come vogliono bene i figli, le sorelle, i genitori. Quanto bene c'è nel mondo, quanto bene. Ce n'è, a volte davvero. I giornali ci danno spaccate di vita che non sono poi così reali, sembra che tutto vada male, invece c'è tanto bene. E voi che state a Cagliari, quindi in Sardegna, forti, forti. Vivete a Bolzano, vi siete trasferiti là per lavoro e San Francesco vi sostenga. Poi Maria, gli auguri per la sorella Dora, 67 anni. È una preghiera perché davvero tu possa superare questo momento così complicato. Coraggio, forte, eh? Daniela, gli auguri per la figlia Lara, 14 anni. È una preghiera perché Gesù e San Francesco possono indicare la via. Lara, forte, eh? 14 anni, l'età giusta, per l'entusiasmo. Non lo spegnere questo entusiasmo e vedrai che il Signore ti aiuterà, anche il beato Carla Cutis. Poi arriviamo alla conclusione. Eccoci qui. Eva, gli auguri per il marito Massimo. Sono sposati da 35 anni. E in questo momento vi scambiate gli auguri vicendevoli, straordinario, eh? Allora tutti quanti vi diamo un abbraccio virtuale, forti, forti. Poi Maria, oggi è l'anniversario di matrimonio, 38 anni col marito Paolo, 4 figli e 5 nipoti. E ringraziate San Francesco, Gesù, bellissimo questo, per le tante difficoltà che avete superato. Se poteste davvero scrivere, io penso che le più belle meditazioni le fareste voi, con tutte le difficoltà che avete superato. Forti allora. Poi Ele, è l'ultimo, gli auguri per la figlia Valeria, dalla mamma Eleonora e da padre Lello, 22 anni oggi. E allora, Valeria, vedi papà e mamma come ti vogliono bene, eh? 22 anni, coraggio, sia una vita davanti e sia sempre ricca, bella e feconda, eh? Ok? Ci siamo allora, ci siamo. Non dimentico niente, almeno spero. C'era, mi pare, un altro augurio, però vediamo se l'ho scritto qui. Mi sa di no. E vabbè, lo farò domani sera. Se qualcuno lo dimentico, vediamo se riesco a trovarlo e poi ci diamo la buonanotte. Vediamo un po'. Eccoci qua. La vedo difficile. Sì. Ah no, forse ci siamo, ci siamo. Rivista 21 e 18, no, questa è arrivata adesso. Ne avevo visto uno. E vabbè, facciamo domani sera, dai. Che dite voi? Come state? Come state?
Vediamo. Sposa. E vabbè. E niente, andiamo avanti. Dai, lo faremo domani sera. Coraggio, ogni bene e San Francesco vi sostenga. È una preghiera sempre vicendevole. Va bene? Buonasera, brava gente, e buona giornata, brava gente.